un'istituzione virtuosa da questo punto di vista. Nel mio intervento vorrei limitarmi a sottolineare alcuni elementi di carattere generale che ritengo particolarmente significativi e indicare brevemente alcune linee prospettiche che, secondo il gruppo in cui io sono, meriterebbero di essere approfondite anche in vista di una loro coerente operatività. Prima di entrare nel merito, vorrei esprimere, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, il ringraziamento di tutti noi al Collegio dei Questori e ai servizi della Camera per il prezioso lavoro svolto in questo ambito concreto. Credo che tutti quanti noi abbiamo la piena, totale, assoluta consapevolezza come senza la collaborazione con gli uffici, ognuno nella propria commissione, ognuno anche in quelle strutture, diciamo, trasversali che caratterizzano il lavoro della Camera, ben poco riusciremo a fare. Credo che la competenza e la disponibilità dei servizi della Camera rappresenti davvero una sorta di modello per l'intero Paese di quella che dovrebbe essere, come dire, la pubblica amministrazione. C'è un senso di sicurezza che prende ognuno di noi quando ha bisogno di qualcosa. Sa che ci sarà qualcuno che saprà dare una risposta qualificata, competente, disponibile e perfino di buon umore. Quest'anno la Camera restituisce al bilancio dello Stato circa 60 milioni di euro. Si tratta della restituzione più consistente mai operata dalla Camera dei Deputati. Sono risorse che saranno disponibili per politiche a beneficio dell'intera collettività nazionale. A volte alcuni dei nostri colleghi riescono a sottolineare, come dire, l'aspetto virtuoso, no, del loro rinunciare a parte delle risorse che in qualche modo spetterebbero loro perché vengono messe a disposizione di questa o quell'iniziativa. Diciamo che il risparmio effettuato dalla Camera è un risparmio che, come compete a un'istituzione che ha a cuore il bene dell'intero Paese, si riverbererà su tante iniziative che sono iniziative di carattere generale, che probabilmente noi non sapremo nemmeno dove e come saranno spesi questi 60 milioni. C'è soltanto la speranza ovvia che, così come sono stati risparmiati con tanta pazienza e con tanta prudenza, davvero poi vengano investiti in obiettivi che ne meritano fino in fondo l'investimento. C'è poi da aggiungere a questo che se le restituzioni effettuate nel periodo 2013-2016 si considerano insieme alla minore dotazione richiesta, sono 150 milioni nel triennio 2013-2015, soprattutto rispetto al 2012, il risparmio complessivo per il bilancio dello Stato raggiunge una cifra realmente significativa, 270 milioni di euro dal 2013-2016. Come dire, si può fare, risparmiare si può. Però vediamo poi nel concreto anche alcuni aspetti che possono rappresentare non solo una dimensione virtuosa di questo risparmio, ma anche forse su alcune criticità vale la pena di accendere le luci che permettano di coglierne fino in fondo il significato. Da tempo è in corso alla Camera una politica di risparmio che anche per il 2016 segna una netta riduzione di spesa di funzionamento rispetto all'anno precedente. Ciò viene perseguito attraverso una progressiva riduzione dell'impiego dell'avanzo di amministrazione che viene restituito al bilancio dello Stato, come appunto hanno sottolineato i questori. Su questo aspetto vorrei fare una sottolineatura. Entrando nel merito delle macro voci di spesa, vorrei sottolineare innanzitutto il dato che riguarda la spesa per i deputati. Apparentemente sembra una spesa congelata, ma in realtà si registra una riduzione piuttosto consistente. Il netto effettivo, infatti, è stato quantificato in circa 50 milioni di euro. Prima il collega Occhiuto faceva riferimento anche alla minore disponibilità di spazi per i colleghi. L'aver chiuso Palazzo Marini 1, Palazzo Marini 2 ha creato sicuramente delle condizioni, diciamo pure tranquillamente, di maggiore scomodità per tutti noi. La condivisione degli studi, la difficoltà a ricevere le persone in un contesto, come dire, di relazione personale, la necessità di dover usufruire molto di più degli spazi comuni, degli open space, delle sale computer che ci sono in giro. Cioè, tutto questo in ogni caso ha rappresentato anche da parte di tutti noi deputati lo sforzo concreto di fare non solo nostra la riduzione
cognizione delle situazioni, delle condizioni di accoglienza che ci potevano essere, ma anche di saperlo spiegare e illustrare alle persone che in qualche modo si trovano a volte a dover raccontare i loro problemi in un corridoio in cui condividiamo il divano nelle ore di punta gli uni e gli altri, e quindi anche quelle condizioni che so io che potrebbero essere di discrezione, che potrebbero anche essere di maggiore tutela, di una certa intimità, vengono meno. Emerge il problema comune, emerge un problema di povertà, emerge un problema di condivisione, emerge un problema comunque di solidarietà, però emerge anche una sostanziale buona volontà di tutti i deputati a rinunciare a quelle condizioni che una volta potevano essere state considerate anche come cifre precise e concrete del loro ruolo. Anche la voce relativa al personale dipendente evidenzia una riduzione rilevante che nel 2018 determinerà un risparmio di 70 milioni di euro rispetto al 2012, ultimo anno della precedente legislatura. Dei dettagli hanno già dato conto con precisione i questori. Anche la spesa per l'acquisto di beni e servizi segna nel 2016 una riduzione del 3% rispetto all'anno precedente. Si tratta di una spesa che nell'immediato futuro potrà ridursi ulteriormente, anche grazie alle nuove gare in corso, tra cui quella per l'affidamento del servizio di elaborazione e stampa degli atti parlamentari, che ha un elevato costo economico. Su questo ritornerò alla fine del mio intervento. Penso che si tratti di risultati molto positivi, anche perché costituiscono un primato nel confronto con i risparmi conseguiti dalle altre amministrazioni pubbliche in Italia, come è stato fatto notare dai colleghi. Crediamo sia utile, nell'ambito di questa discussione generale, delineare però alcune linee fondamentali per proseguire da un lato nel contenimento dei costi comprimibili, ma anche per garantire la qualità del lavoro parlamentare. Tale costo non è un costo della politica, ma piuttosto il costo della democrazia, che è tutt'altra questione. Siamo convinti, infatti, che i costi della politica in Parlamento siano già stati tagliati a sufficienza. Proseguire in ulteriori tagli significherebbe compromettere un accesso effettivamente democratico al ruolo parlamentare. Occorre prestare molta attenzione a questo aspetto, che non sfuggiva certamente ai costituenti, ed evitare atteggiamenti demagogici e populisti. La demagogia, come già avvertiva Aristotele, è una perversione della democrazia e se ciò avviene non è utile a nessuno. Si possono invece ridurre i costi di funzionamento, seguendo criteri di efficacia e di efficienza, attraverso una revisione del calendario dei lavori parlamentari. Su questo aspetto si potrebbe seguire con i dovuti aggiustamenti le migliori prassi utilizzate da altri parlamenti e dallo stesso Parlamento dell'Unione Europea, a partire dai lavori d'aula. Faccio alcuni esempi molto concreti che tutti quanti noi tocchiamo con mano settimana per settimana. Al netto di emergenze non programmabili, avere orari definiti sul lavoro d'aula con una programmazione annuale consentirebbe di effettuare notevoli risparmi. Basta pensare quanto si risparmierebbe per le spese di viaggio dei parlamentari se vi fosse un calendario con orari predeterminati sul modello di quello del Parlamento europeo. Oggi queste spese, effettuate necessariamente all'ultimo momento con cambi repentini, comportano costi esorbitanti e inutili. Per non parlare dei costi aggiuntivi di sedute notturne o gli orari non programmati anche in termini di costi del personale e di spese generali, riscaldamento, condizionamento, spese elettriche, servizi generali, eccetera. Ossia, non si può immaginare un'economia di scala all'interno del Parlamento se non si immagina contestualmente un diverso modello di funzionamento nel Parlamento. Ci sono dei risparmi strutturali che potranno essere facilmente realizzati se il modello di funzionalità dei lavori parlamentari avrà semplicemente maggiore ordine, maggiore prevedibilità, maggiore programmazione. Le modifiche del regolamento che si dovranno effettuare se il referendum costituzionale avrà esito positivo, ma io credo a prescindere dall'esito che avrà il referendum, ci saranno delle misure che noi dovremo comunque effettuare attraverso le modifiche del regolamento, dovranno prevedere una serie di interventi concreti anche su questo fronte. Ovviamente la scelta dei contenuti da trattare resterà di competenza della conferenza dei presidenti dei gruppi, ma si potrebbe definire un diverso format di lavori con un quadro orario definito a priori. Un secondo aspetto da considerare, e mi sembra molto importante, riguarda il personale.
Siamo passati in pochissimo tempo da circa 1.900 dipendenti a poco più di 1.200 persone. Non sono poche, 700 persone su 1.900 sono circa un terzo delle persone. Cioè noi abbiamo ridotto del 33% il personale presente. È chiaro che questo si è potuto fare entro certe misure, perché probabilmente ci poteva essere qualche unità in eccesso, ma credo che il 33% sia veramente tanto. A loro va tutto il nostro riconoscimento per l'impegno che pongono nel mantenere alto il livello dei servizi attraverso un non indifferente sovraccarico di lavoro. Ma tale situazione non può reggere nel medio periodo e occorre dare una nuova prospettiva alla struttura della Camera per non pregiudicare il servizio che svolge, ma anche per assicurare quel ritmo naturale di rinnovamento del personale che non permette poi, non richiederà immissioni in blocco di persone che probabilmente potrebbero trovarsi senza aver ricevuto la necessaria, come dire, esperienza, la necessaria formazione. Viceversa, quando il ricambio delle persone ha una maggiore gradualità, quell'apprendimento che viene da pari a pari riesce ad ammortizzare l'inserimento delle persone nuove, rendendo più facilmente condivisibile l'esperienza e probabilmente anche acquisendo dalle persone che vengono con esperienze, diciamo, anche diverse, quel tanto di progresso e di relazione positiva al cambiamento di cui potremmo avere bisogno. Faccio un altro esempio molto tipico. Se qui noi avessimo, invece di avere soltanto i tasti con i quali votare, avessimo semplicemente dei piccoli schermi nei quali potessero essere proiettati gli emendamenti, nei quali potessero essere proiettati alcuni interventi, ci risparmieremmo tutti i giorni la produzione dei fascicoli. Questa è una cosa che avviene in altri luoghi, in altre aziende, in altre imprese. Non c'è bisogno di ristampare tutto il cartaceo, peraltro con un lavoro notturno estenuante, ma devo dire anche con un'ammirazione straordinaria, perché uscire dall'aula alle 10 di sera, alle 11 di sera, ritornare in aula alle 9 di mattina e trovare tutto il nuovo già stampato e già riprodotto, bisogna proprio dire che qui c'è qualcuno che fa dei miracoli. Però probabilmente se utilizzassimo semplicemente tecniche telematiche, se utilizzassimo semplicemente nuove metodologie informatiche, potremmo riuscire a fare quello che si fa, non stampare carta. C'è scritto, ogni stampante ti rimanda un messaggio di questo tipo, no, su ogni file. Non stampare questo file, perché probabilmente è inutile. Stampalo soltanto se è necessario. Ora, non c'è che venire in via della missione la mattina alle 8:30 e vedere i carrelli pieni di materiale che non è stato utilizzato. Eppure è chiaro e logico che chi predispone i lavori deve rendere disponibile a chiunque lo desidera tutto il materiale di cui c'è bisogno. Cartaceo? Non so se sia indispensabile. Probabilmente se potessimo averlo a video potrebbe essere una grossa, grossa, grossa economia di scala ottenuta non risparmiando sulla pelle delle persone, ma invece utilizzando e mettendo a fuoco quelle che sono le innovazioni didattiche e metodologiche più comuni nel sistema. E nel prossimo autunno, quindi, bisognerà fare una riflessione generale sui servizi e sulle diverse funzioni che si svolgono alla Camera, anche se ci saranno, a seguito delle modifiche costituzionali del bicameralismo perfetto. Sulla base di questa riflessione, sul nuovo contesto che si creerà, occorrerà procedere a un piano di assunzioni per concorso. Ci auguriamo trasparente e ispirata ai profili di elevata competenza professionale, oltre che ad un nuovo piano di formazione del personale attualmente impegnato. E in questo senso, tenendo conto dei contenimenti di spesa finora ottenuti, riteniamo necessario mantenere un certo differenziale tra dotazione e spesa, senza tendere alla coincidenza tra questi due valori, perché il nuovo modello di funzionamento della Camera potrebbe aver bisogno di risorse che, insieme alla progressiva riduzione dell'avanzo di amministrazione, potrebbero facilitare i processi di rinnovamento della funzionalità della Camera. Io credo che anche in questo la Camera possa e debba diventare modello di pubblica amministrazione, non solo perché taglia e risparmia, ma anche perché investe intelligentemente, ma anche che sperimenta nuovi modelli di funzionamento, ma anche perché si pone come un demo point per cui la gente si possa dire: vieni a vedere come si fa alla Camera, vieni a vedere come si lavora, vieni a vedere non solo come si risparmia, ma vieni anche a vedere come si investe. Grazie. Grazie, deputata Binetti. E adesso do la parola al deputato Gianni Melilla, prego. Grazie, signora Presidente.
la spesa totale della Camera diminuisce per il quinto anno consecutivo. I risparmi realizzati dal 2013 al 2016 sono stati di ben 270 milioni di euro, di cui 150 milioni di minore dotazione rispetto al 2012 e 120 milioni di restituzione allo Stato in un crescendo virtuoso, dai 10 milioni del 2013 ai 28,3 del 2014, ai 34,7 milioni del 2015 e agli attuali 47 milioni di euro. Questi risultati non sono casuali.